Gli agenti della squadra amministrativa della Polizia Locale di Isola Capo Rizzuto hanno contestato le sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 255 del decreto legislativo 152 del 2006, importo sanzione 600 euro, e poi per la violazione dell'ordinanza sindacale in materia di ambiente, nel complesso 1.100 euro di sanzione. La cosa curiosa è che il trasgressore, un uomo residente a Isola di 59 anni, era tra i firmatari della nota pervenuta alla Polizia Locale con la quale si lamentava dell'abbandono dei rifiuti nella zona denominata Strada Mazzotta, che in effetti è tra quelle più soggette al fenomeno. La circostanza è certamente significativa, circa l'abitudine di molti a lamentarsi di quello che non va, per poi scoprire che proprio questi ultimi sono i responsabili delle negatività. Inutile, scrive il comandante della Polizia Locale Francesco Iorno, evidenziare il senso di vergogna che ha pervaso il protagonista di questo incivile gesto, allorquando è stata rilevata la circostanza che lo stesso aveva lamentato la mancanza dei controlli della Polizia Locale in quella zona rispetto al diffuso abbandono di rifiuti che si stava verificando. Dobbiamo tutti prendere atto che la tutela del bene pubblico e del decoro urbano non può prescindere dal senso di responsabilità e dal dovere civico che ogni cittadino deve assumere, perché non esistono enti pubblici in grado di garantire controlli in ogni angolo del territorio o in tutte le ore. La Polizia Locale di Isola intanto continua questo percorso di lotta all'illegalità diffusa, spesso diffusa proprio da chi è abituato a puntare il dito.